Aspetta che... Vai. Continuiamo il nostro giro di sensibilizzazione fra i sindaci piemontesi. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Elena Caffaro, sindaco di un piccolo paese del Canavese che si chiama Lessolo. Sindaco, ci può dire, per chi non lo conosce, qualche informazione generale sul paese? Sì, allora Lessolo è un paese di circa 2.000 abitanti, ai piedi della Val Chiusella, a pochi chilometri da Ivrea, è prettamente un paese collinare. Io sponsorizzo sempre naturalmente le persone a venire a abitare a Lessolo, perché siamo vicini alla città, abbastanza collegati abbastanza bene e con tanti servizi. Abbiamo sia l'asilo per nido, che la scuola materna, la scuola elementare e la media, e presto avremo anche l'apertura di un ricovero. Ah, benissimo. Quindi un paese collinare dove magari ci possono essere anche delle persone con problemi di disabilità in generale e disabilità visiva in particolare. Lei nella sua carriera pubblica e privata ha avuto l'occasione di conoscere persone ipovedenti e non vedenti? Sì. Sì, abbiamo alcune persone, una in particolare nel nostro paese che ha chiesto anche, devo dire la verità, aiuto in alcune occasioni. Noi collaboriamo con delle associazioni di volontariato, una di queste è la Zattera, che è dei volontari anche del paese e fa assistenza per portare anche solo a delle cose semplici come le visite mediche o i prelievi, le persone che hanno difficoltà di qualsiasi genere, però non devono essere legate esclusivamente al fatto di essere ipovedenti, però che hanno problematiche, cerchiamo di aiutare in questo modo, dando a disposizione il mezzo del comune. Ah, ecco, la mobilità infatti è uno dei problemi principali che devono affrontare le persone disabili, specialmente per chi vive fuori dalla grande città. Ecco, voi avete dei collegamenti anche pubblici oppure si può usare solo questa associazione? No, con i collegamenti pubblici c'è il trasporto del pullman, insomma la GTT, però diciamo che non è che è molto agevole per via degli orari, perché essendo un piccolo paese purtroppo anche lì hanno fatto dei tagli di costi, quindi il servizio è abbastanza limitato e non tutti i giorni, la domenica ad esempio ce ne sono pochissime possibilità di muoversi. Ecco, invece per quanto riguarda i servizi sociali, voi aderite al consorzio in rete? Sì, noi aderiamo al consorzio in rete e quindi tutta la parte è diciamo delegata a loro, però cerchiamo di possibilmente alle nostre diciamo limitate possibilità con dei volontari di attivare qualche attività. Non è proprio per i servizi sociali, però dei servizi come il prelievo, noi effettuiamo una volta ogni 15 giorni i prelievi del sangue tramite l'ASL, proprio per agevolare le persone a non venire a Ivrea ma a rimanere nel paese e avere il servizio senza spostarsi, e andiamo anche a prenderli a casa, andiamo a prendere dei medicinali noi come comune e li portiamo a domicilio. Ecco, un paese collinare probabilmente presenterà qualche problematicità sul fronte delle barriere architettoniche. Il comune ha sbarierato il suo progresso? Il comune non ha ancora fatto, diciamo, nel passato niente, ma noi abbiamo un progetto proprio di riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche che stiamo portando avanti. Stiamo solo cercando di capire se riusciamo a finanziarlo totalmente, però ci stiamo lavorando. Tutti i comuni hanno ovviamente in questo periodo problemi economici, quindi come pensa il comune di far fronte a queste emergenze, diciamo, ecco, per il futuro? Ma il nostro comune nel piccolo, per fortuna, grandi investimenti non ne deve fare, quindi con le risorse che abbiamo, quello che abbiamo in previsione, siamo sicuri di riuscire a coprirlo. Bisogna solo vedere se non ci faranno ulteriori tagli oppure queste modifiche continue alle gare d'appalto rallentano sempre i tempi, anche con le disponibilità economiche a disposizione. Speriamo di riuscire a trovare delle soluzioni a breve. Sono fiduciosa. Se una persona volesse venire a visitare Lessolo, che cosa c'è di caratteristico o di interessante che si può fare? Allora, noi abbiamo l'anno scorso, tramite un progetto della regione con due ragazzi di Garanzia Giovani, ristrutturato delle fontane storiche che avevamo sul nostro territorio,
e creato un itinerario con una passeggiata delle fontane. Questa è stata un'iniziativa proprio per cercare di far riscoprire i luoghi del paese alle persone, o camminando, o comunque una volta all'anno facciamo questa festa normalmente nel mese di aprile, dove c'è un trenino che porta per tutto il paese a visitare queste fontane, per stare all'aria aperta, insomma, E ecco. queste fontane, eventualmente, questo percorso può essere fatto anche da una persona con problemi di vista? Si possono toccare queste Sì, fontane? le fontane si possono toccare, e stiamo, diciamo, ogni anno cercando di aggiungere un qualcosa in più per cercare di rendere questo percorso sempre più, diciamo, ampliare sempre di più la possibilità di visitarlo, insomma, anche Allora, magari con delle altre passeggiate. magari sarebbe bello organizzare una visita da parte dei nostri soci con disabilità visiva per gustare anche il suono dell'acqua che scende, Certo, diciamo. in quel caso se venite alla festa potrebbe essere un'idea, perché c'è musica, c'è anche degustazione di prodotti, perché ogni associazione in quell'occasione prepara qualcosa a ogni fontana, un piatto diverso. Ecco, la nostra associazione ovviamente è attenta alle esigenze anche delle persone che vivono isolate, quindi ci farebbe piacere poter inserire anche il Comune di Lessolo all'interno di qualche progetto che pensiamo di presentare a qualche possibile finanziatore. Ecco, il Sì. Comune sarebbe disponibile a partecipare, ecco, in questo senso, se ne derivasse qualche beneficio per i suoi cittadini. Questo sempre, perché cerchiamo sempre di essere attenti alle iniziative che possono dare un servizio di qualunque genere sia per i nostri cittadini, quindi questo assolutamente. Io la ringrazio e spero di poter presto incontrare sentendo notizie nuove e interessanti. Grazie. Grazie.